Questa è una Nintendo Switch e sapete quanto io la adori. Grazie alla sua natura ibrida è possibile giocare in portabilità a tanti capolavori del mondo dei videogiochi, sia recenti che vere e proprie gemme del passato. Se proprio però dobbiamo trovargli un difetto è che Nintendo dovrebbe espandere di molto la selezione di titoli presenti, magari con una Virtual Console o con delle operazioni simili alla 3D All Stars. Sapete quindi cosa ho pensato? Che se Nintendo non ci vuole dare la Metroid Prime Trilogy Collection o Super Mario Galaxy 2, beh, allora ce li prenderemo con la forza. Vi presento l'UWI, la Wii portatile. Si tratta di una custom build basata interamente sulla miniaturizzazione dell'hardware Wii, quindi non stiamo parlando di un prodotto scadente basato su emulazione, ma di un'esperienza 100% originale. Prima di raccontarvi nel dettaglio questo piccolo gioiellino messo a disposizione dal buon Rox, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! L'UWI è una custom build realizzata da un modder americano, Ginger of Mods. Se siete interessati a sapere nel dettaglio il processo produttivo che c'è dietro a questo hardware portatile, dalla progettazione alla realizzazione, vi consiglio caldamente di recuperare i video pubblicati sul suo canale YouTube, vi lascio il link in descrizione. Oggi vi voglio dare una piccola recensione sul prodotto finito, sulle sue specifiche tecniche, i suoi punti di forza e quali possono essere i suoi potenziali utilizzi. L'UWI è una Wii a tutti gli effetti. A livello di dimensioni è leggermente più compatta di una Switch, ma è molto più pesante. Sebbene la scocca realizzata tramite una stampante 3D tradisca un po' le origini artigianali, devo dire che esteticamente ha il suo perché e non sfigura affatto all'interno della linea evolutiva delle console Nintendo, sia fisse che portatili. Per quanto riguarda i controlli, l'UWI presenta i quattro tasti principali ricavati da un DS Lite, le vette rubate da un controller GameCube e i due tasti dorsali più il tasto Z stampati appositamente per l'occasione. Molto apprezzabile il fatto che i dorsali siano forniti di due livelli di pressione per replicare la funzionalità del controller GameCube e inoltre la presenza di due input aggiuntivi premendo le levette torna molto utile per la rimappatura dei tasti. Sulla parte frontale, oltre allo schermo dai buoni colori e contrasto, che purtroppo non rende al meglio qui in video, c'è un LED luminoso che cambia colore in base al livello di carica della batteria, una feature molto apprezzata. E a proposito di carica, l'UWI è alimentato da una batteria a litio e garantisce una durata di 4-5 ore, e la console viene accompagnata da una valigetta protettiva, uno stand personalizzato e il caricatore che permette di giocare senza intaccare il livello di autonomia. Tornando sulla console, sul retro è presente solo una ventola di areazione, mentre nella parte inferiore ci sono parecchie cose. Abbiamo una sequenza di tasti per modificare alcuni parametri come la luminosità e il livello degli altoparlanti, così come il tasto per l'accensione. Oltre ai jack per le cuffie e per inserire il caricatore abbiamo lo slot per la micro SD su cui inserire il software di sistema e le ROM, perché ovviamente poracci è stato eliminato dall'equazione il lettore ottico per rendere possibile una miniaturizzazione del genere. E non c'è neanche bisogno di dirlo, utilizzare ROM senza possedere il software originale è assolutamente illegale e non sto promuovendo in nessun modo comportamenti di questo tipo. Ma veniamo al dunque, quali sono i pro e i contro di questa build? Ovvio che poter giocare in portatile tutta la libreria Wii e GameCube senza problemi di compatibilità dettati dall'emulazione è qualcosa di straordinario. Con una buona qualità dello schermo e una scocca decisamente ergonomica, possiamo toglierci delle soddisfazioni enormi che altrimenti rimarrebbero dei sogni irrealizzabili. Vi potete immaginare l'emozione di poter giocare alla saga di Prime in portatile, dare finalmente l'attenzione che si merita a Super Mario Galaxy 2 o rivisitare perle del passato come Mario Kart Double Dash o Smash Brawl. Le limitazioni nascono per forza di cose con i giochi che richiedono necessariamente l'utilizzo del Wiimote. Questa build non presenta il supporto al controller della Wii, ma il software installato, il BitBuild Loader, nella sua versione 1.1 beta, è pensato appositamente per riadattare il sistema operativo della Wii a delle configurazioni portatili. La soft mod è in continuo aggiornamento, così come la lista dei titoli che non hanno problemi di compatibilità con la rimappatura dei tasti. Trattandosi poi di lavori su commissione, si possono far costruire su misura delle versioni con integrato il supporto al Wi-Fi e al Bluetooth, ma immagino che utilizzare il Wiimote su uno schermo così piccolo non sia affatto il massimo della comodità.
Ci sono purtroppo degli elementi che non convincono pienamente, ad esempio la disposizione dei tasti per l'accensione e le opzioni non è ottimale e rende quasi impossibile appoggiare la console allo stand senza che si premano accidentalmente. Gli speaker poi non gestiscono bene le frequenze alte, producendo evidenti distorsioni audio a volumi anche medio-bassi, ed è un peccato che la console non presenti un'uscita HDMI per poterla collegare al televisore. Tolti questi difetti, però, per me la Loewy rimane un vero gioiellino, in grado di comprimere nelle dimensioni di un tablet una porzione gigantesca del catalogo Nintendo che purtroppo, al giorno d'oggi, non è accessibile se non attraverso canali alternativi. Poter rivivere l'era del GameCube, della Wii e quindi di conseguenza anche della prima Virtual Console su un unico hardware portatile è la massima aspirazione per ogni fan Nintendo che si rispetti, e nell'attesa che l'azienda di Kyoto si decida a rispolverare i grandi classici dal Nintendo 64 in poi, ci troviamo di fronte a una piattaforma dall'appeal unico. Un lavoro del genere, su commissione, non costa certo poco, ma ancora una volta vi invito a visitare il canale di Ginger of Mods per vedere tutti i suoi progetti, o se siete interessati a dei custom hardware sulla falsariga di Loewy, a contattarlo su Instagram per realizzare la vostra nintendata dei sogni. Io ringrazio immensamente Rox per avermi permesso di portare in video il suo esemplare. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. Come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Custom, Michele Loewy, ciao!